Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo Cosa ne penso. In questo nuovo video voglio parlarvi di Dragon Ball Z Kakarot. Avevo intenzione in questa rubrica di parlarvi di quello che mi piace a livello di fumetti, videogiochi, serie TV, film, un po' tutto quello che rientra nel mondo che a me piace, che comunque è abbastanza nerd, però principalmente quello che rientra sempre nel mondo del fumetto. Magari poi più avanti parlerò anche di qualche serie TV, però diciamo tutto un pochino legato al mondo del fumetto. E visto che questo gioco l'avevo preso al day one, però vari impegni lavorativi, tutto quanto, non ho mai avuto tempo per finirlo, oggi che comunque sono a casa, tutto quanto, per problemi che tutti sappiamo del coronavirus, dove dobbiamo stare a casa, ho completato sia la storia ma tutte le quest secondarie, completando anche il finale segreto di Dragon Ball Z Kakarot. E prima di parlarvene volevo proprio appunto finirlo al 100% per quanto riguarda storia, missioni secondarie e finale segreto. Mancano ancora alcune cose, tra cui delle quest secondarie che avevo perso all'inizio del gioco, ma per quello bisogna aspettare la patch. La patch è Dragon Ball Dokkan. Dragon Ball Z Dokkan Battle. Comunque, la nuova patch dove si potrebbe utilizzare in teoria la macchina del tempo per poter andare indietro nel tempo e recuperare le quest che sono perse. Non me ne mancano tantissime, diciamo che quelle che mi mancano sono quelle all'inizio gioco. E nulla. Però mi sono fatto comunque un'idea, anche perché alla fine le quest sono quelle. Diciamo che per me Dragon Ball Z Kakarot è un gioco che è consigliato unicamente a quelli che hanno amato Dragon Ball e che amano tuttora Dragon Ball, anche perché percorre in modo fedele con qualche cosa in più quella che è la storia di Dragon Ball Z, ovvero dall'arrivo dei Saiyan, dall'arrivo di Radish, fino alla saga di Majin Buu. Ovviamente c'è qualche cosa in più che ha ideato Akira Toriyama, tra cui un personaggio che era un ex membro della squadra Ginyu, che non è che si vede all'interno della storia, rientra nelle missioni per allenarsi. E c'è stata una bella creazione, mi è piaciuta tutte quelle che è stato creato in più. Sono stati modificati alcuni momenti della storia di Dragon Ball, però non è che si hanno avuto queste modifiche che hanno rovinato il tutto, anzi. Io ammetto di essermi emozionato molto in alcune parti della storia di Dragon Ball Z Kakarot, ma perché mi sono emozionato ai tempi quando lessi il manga e quando vidi l'anime. Per cui è un prodotto ben riuscito a livello di storia. Quello che secondo me è un punto dolente sono alcune quest secondarie. E diciamo che dopo che le fai un paio di volte, alla terza cominci un po' a stufarti per la ripetitività. Però diciamo che quello che a me seccava di più non era tanto dover rifare le stesse missioni secondarie, ma i caricamenti. Molte di queste missioni devi cambiare area, città, e questo ti portava a perdere molto tempo per via dei caricamenti. Altra cosa che in realtà ho adorato sono le musiche, perché all'interno del gioco, durante alcuni scontri, abbiamo le musiche originali dell'anime, cioè tanta, ma tanta roba. Il gameplay anche qui molto basico, cioè facile, dopo neanche 10-15 minuti di gioco comincio a fare delle ottime combo. Ci sono personaggi che ti facilitano veramente di tanto il gioco, tipo ad esempio Vegeta e Gohan hanno il gameplay che aiuta molto. È molto semplificato come gameplay quello di Goku e Vegeta, cioè di Gohan e Vegeta, perché Vegeta basta che lanci a ripetizione il Big Bang Attack e finisci in fretta lo scontro. Gohan è rapidissimo, per cui puoi fare delle combo ottime e fa veramente tanto danno. Per cui diciamo che in base al personaggio che prendi ci sono scontri che possono essere un po' più ostici e un po' meno. La parte GDR di Dragon Ball Z Kakarot è molto basilare, come avevo detto su Instagram o comunque in un altro video, è abbastanza basilare, cioè molto molto, come si suol dire, acerba. C'è una piccola parte GDR, ma non è che abbia questa gran rilevanza a livello del gioco. Sì, ti permette tramite questa catena di abilità che puoi ampliare grazie alle sfere Z e puoi apprendere nuove abilità nella sezione allenamento e potenziare queste suddette abilità, però diciamo che non hanno questa gran rilevanza se non proprio per imparare determinate mosse. Ad esempio, puoi tranquillamente finire il gioco senza
dover toccare più di tanto l'albero delle abilità. E diciamo che questa cosa ci può stare perché alla fine Dragon Ball è un gioco simil picchiaduro e anche questo titolo è abbastanza un picchiaduro, anche se c'è quella componente GDR che a me comunque non è dispiaciuta per quanto sia abbastanza basilare. Onestamente spero in un futuro prossimo. Onestamente spero che usciranno DLC di Dragon Ball Z Kakarot che porteranno ad avere Dragon Ball Super, non tanto Dragon Ball GT perché Dragon Ball GT per quanto non mi è dispiaciuto, Dragon Ball GT è figo per le trasformazioni, sappiamo tutti. Invece per quanto riguarda Dragon Ball Super non mi dispiacerebbe se mi inserissero anche Dragon Ball Super a livello di storia, come anche secondo me un DLC probabile potrebbe essere quella della saga di Heroes. Non voglio dire perché, però chi ha finito il gioco facendo anche la quest secondaria, il finale segreto, capirà a cosa mi riferisco. Per cui secondo me usciranno DLC dove si amplierà la storia di Dragon Ball Z Kakarot, per cui sono veramente curioso di vedere in futuro se uscirà qualche altro contenuto. Poi nel complesso questo gioco a me è piaciuto, non lo consiglio a tutti, però lo consiglio solo a quelli che hanno amato Dragon Ball perché purtroppo quelli che non hanno proprio la storia di Dragon Ball, non amano il manga o l'anime di Dragon Ball, potrebbero annoiarsi dopo un po'. Perché giustamente questo titolo è fatto proprio per noi amanti dell'opera di Akira Toriyama. Per cui ragazzi, se siete amanti come me dell'opera di Akira Toriyama e non l'avete ancora preso, comprate Dragon Ball Z Kakarot perché non ne rimarrete affatto delusi. Se non siete fan dell'opera, ve lo sconsiglio per il semplice fatto che alla lunga potrebbe annoiarvi, specialmente quando si dovranno fare certe missioni, perché certe missioni, per quanto io sono fan, dopo un po' cominciavano a stufarmi e andavo veramente in speedrun in quel caso. Però comunque nel complesso per me è un ottimo titolo, lo consiglio e se uscirà mai un DLC o delle patch che permetteranno di viaggiare nel tempo, lo riprenderò in mano. Ora che l'ho completato, onestamente non lo toccherò più. Non mi interessa portare a livello massimo tutti i personaggi. Per cui, infatti, adesso lo rimetterò insieme agli altri giochi e giocherò ad altro. Anche perché in realtà mancano altri titoli a cui giocare. In realtà, dovrei anche ora giocare al DLC di Kingdom Hearts 3, che probabilmente porterò in live su Twitch, come ho fatto anche per Dragon Ball Z Kakarot. Perfetto ragazzi, questo è il mio parere su Dragon Ball Z Kakarot, come ho già detto lo consiglio unicamente agli amanti dell'opera di Akira Toriyama. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con un bel mi piace, commentate facendomi sapere se anche voi avete giocato a Dragon Ball Z Kakarot e se l'avete giocato cosa ne pensate, e ovviamente fatemi sapere anche se vi è piaciuto il gioco, e se vi va e volete essere sempre aggiornati sui prossimi caricamenti iscrivetevi al canale. Ciao!